Eccoli qua, a Bistagno inizia il campionato di Serie B stagione 2013. In campo le formazioni del Bistagno in maglia bianco-rossa e dello SPEB in maglia verde. Vediamo subito le formazioni per gli ospiti: Paolo Panero, Michele Ambrosino, Andrea Giraudo e una new entry, Certosio. Per la formazione del Bistagno, Alessandro Re di Imperia, Gianluca Vada, Beinette, poi di Cuneo, Dalmasso, Andrea Dalmasso, rientrante dopo 4 anni di pausa, Giuseppe Randazzo. Arbitra il signor Melonio, che per oggi è un esordiente, quindi la sua prima partita in Serie B. A visionarlo il grandissimo arbitro. Allora non lo dico, perché lui aveva fatto così, allora non lo dico. In battuta Alessandro Re, pallone scende di 70, tocca Cicca il pallone. C'è da dire, non è tanto la battuta lunga di Re quanto il vento che spinge la palla ed è scesa sui 70. Re generalmente una battuta corta. In questo momento l'aria ha favorito la formazione di Bistagno. Sicuramente l'aria crea dei problemi. Cicca il pallone Alessandro Re, 15 alla formazione del SPEB. Terza battuta per Alessandro, alza il pallone, scende i 70. Bello il colpo di Ambrosino. Questa volta l'intra lo mette direttamente Alessandro, fa toccare il pallone a rete, non ci arriva Paolo Panero e allora 15 pari. Quarta battuta per Alessandro, pallone corre. Beppe Cicca il pallone, lo ferma Vada sui 35 metri. Caccia sicuramente difficile con il ventro in favore della battuta, ancora una battuta per Alessandro Re, poi andremo al cambio di campo. Ciccano tutti il pallone, niente da fare. E allora caccia sui 20, questa è di sicuro appannaggio per la SPEB. Cambio di campo, 15 pari, 3 cacce sul terreno. Caccia gli 88, Alessandro. La mette in terra Alessandro e porta il 30. 30-15 per la Bistagno, ma amici, qui caccia i 40, difficilissimo. Perdono il 15 ragazzi del Bistagno, ma il pallone doveva essere portato via prima al volo e non aspettare il salto. Niente da fare, non ci arriva, battuto corto, 40-30 per la SPEB. Chiaramente l'aria avvantaggia sempre quelli che oggi sono alla battuta. Tenete presente che il Bistagno si è allenato per 2 mesi con l'aria contro la battuta. La prima giornata il pallone, cioè l'aria è in favore di battuta ed è un'aria anche decisamente forte. 40-30. Mette il pallone Marco Certosio direttamente in caccia sui 70 metri e adesso cambio di campo. 40-30 verde. Giuseppe non prende un pallone facile, il gioco va direttamente alla SPEB e a questo punto 1-0. Secondo gioco, pallone spinto dall'aria, scende sui 70. Ferma Vada, ma il pallone va sui 30 metri. Prima caccia sui 30 metri, la numero 1. Alza ancora il pallone.
Fallo da parte di Ambrosino, cicca il pallone. C'è da dire, come dicevo prima, che il pallone qui controllarlo bene è difficile perché l'aria te lo sposta. 15-0 Bistagno. Terza battuta per Alessandro Re, alza il pallone. Caccia sui 55. Sicuramente si gioca veramente male con l'aria in favore di battuta, troppa aria e questo falsa un attimino il gioco sia per una che per l'altra squadra. Mettiamo la caccia numero 3. Fermano, caccia ai 35, cambio di campo, 15-0 Bistagno, in battuta Paolo Panero. Caccia sui 20, volo Alessandro. Ci dà Andrea Giraudo e porta giù il pallone del 15 pari. Caccia ai 60, scusate. Ancora. E butta giù il pallone in intra direttamente Michi Ambrosino, 30-15. Calcio 35. E qui è un monologo da parte dello Speb che va sul 40-15. Il primo gioco se l'è portata a casa la formazione in bianco-verde sul 40-30 e adesso 40-15 prendono le misure all'aria. Caccia sui 70 metri ed è Giraudo a prendere a mettere questa caccia importante. Cambio di campo e 40-30 qui. Cari amici, penso che ci sia il 15 dello Speb. Caccia proibitiva, alza il pallone. Michi. E non ci arriva Andrea Dal Masso, aveva ciccato Ambrosino. Gioco 2-0 per la formazione ospite qui a Bistagno della Speb Bernezzo. Dal 1986 Video Center è al vostro servizio. Acuneo Video Center è Expert, la grande catena europea di associati distributori di elettronica ed elettrodomestici con 350 negozi in Italia. Da Video Center troverete tutte le novità sulle nuove tecnologie, dagli Smart TV LED 3D ai Blu-ray, apparecchi audio video, videoproiettori, telefonia, elettrodomestici anche da incasso, condizionatori, stufa a legna e pellet, illuminazione e materiali di antenna terrestre e satellitare. Video Center Expert a Cuneo in Corso Nizza 72, telefono 0171 60 21 02. Expert, gli esperti siamo noi. Gazzetta d'Alba, dal 1882, il settimanale di Alba, Bra, Langhe e Roero. I clienti Caffacli sono tutte persone importanti. Al Caffacli sei importante anche tu. Digita www.teleradiopace.com, uno spazio di comunicazione che si rinnova nello spirito di servizio che contraddistingue chi da sempre dà voce ai valori. In Piemonte, a pochi chilometri da Cuneo, dalle stalle ai piedi della Bisalta, il buon latte della Valle Iosina si trasforma in quattro meravigliosi formaggi DOP. Bra tenero e Braduro dal Peggio, Raschera e poi la prelibata Toma Piemontese. Ma anche altri saporiti formaggi ottenuti dalla riscoperta di antiche tradizioni casearie come il Gioda, il Nustral, il Corona di Re, la Toma alle Erbe, i freschi e deliziosi Tomini e le sfiziose Robiole. Una vasta gamma per accontentare i palati più esigenti. Li puoi trovare nei numerosi punti vendita Valle Iosina e nei supermercati. Valle Iosina, formaggi dai profumi e sapori della Bisalta. Yeah. La, 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 la.
Pizzeria La Contrò, piatti tipici piemontesi e novità senza limiti per pizza, farinata, bibite o vino, più pizza, la Nutella come dessert e caffè a soli 15 euro. Aperto tutti i giorni pranzo e cena. La Contrò, via Saracco 40, Bisagno.